Ho visto tante cose positive, c'è anche tante cose da migliorare, questa è la mia sensazione del partito, però comunque partita dominata su occasioni di gol, tiri, angoli, possesso, penso che squadra ha fatto bene, ultimi 15 minuti ci siamo tipo abbassati volontariamente per poi mantenere possesso e penso che anche questa fase qua è andata molto bene. L'Efe penso che ha tutto per migliorare, oggi ha fatto la prima partita dopo infortunio, cioè, mi sono già espresso di questo ragazzo che ha una grande intelligenza, che vuole imparare, penso che può fare molto meglio sinceramente, però tipo quando hai questi qua io sono molto fiducioso, proseguo in crescita sua, cioè, oggi ha fatto una partita discreta, qualche passaggio sbagliato che per lui non è normale, sicuramente farà meglio in futuro. No, lo vedo nella posizione di Indica, con tutta sincerità, atteggiamento di grande professionista, top, cioè, no, non posso dire neanche una parola, anzi gli devo dire grazie come si sta comportando, perché non lo sto mettendo dentro, ma non sbaglia mai un allenamento, mai un atteggiamento, cioè veramente... mi sembra una grande persona, grande professionista, cioè, in questo momento io vedo benissimo Indica, cioè, vedo come un giocatore con le caratteristiche che a me piacciono, che sta crescendo partita dopo la partita, e in fase difensiva mi piace avere, cioè, non cambiare tanto, dare sicurezze, dare certezze, devono ancora migliorarmi tanto, però, cioè, vedo Indica in questo momento veramente forte e Hummels arriverà un momento e sono convinto che ci darà una grande mano. Fino adesso è colpa mia che non ha giocato, sicuramente non colpa sua. Penso che Pisili può giocare sia da centrocampista sia da trequartista, ha grandissima capacità di trovarsi bene nel campo, anche lui tutto da migliorare, c'è tanti ragazzi che hanno margini impressionanti, lui è uno di quelli, per cui a volte lo userò in mezzo, a volte lo userò più avanti e me lo può fare benissimo. E Paredes anche per lui, cioè io devo dire che anche Leo top negli allenamenti, nel tutto, purtroppo devo fare scelte in questa parte del campo, no? Cioè, oggi abbiamo buttato dentro l'Efe, non posso far giocare tutti, penso che Manu con oggi ha fatto una bellissima partita, è un giocatore che mi cresce sempre e ha bisogno di giocare, no, per crescere ulteriormente, perché ha un grandissimo potenziale, per cui una scelta tecnica c'è con grande dispiacere. Una curiosità su Cristante, ho visto che quando è entrato, no, si batteva il pugno, gli diceva insomma determinazione, poi ho visto che alla fine della partita si è fermato con lui, ha parlato, postura del corpo, volevo sapere che cosa gli stava dicendo in quel momento, cosa cerca in questo giocatore. Ma io penso che c'è un grandissimo professionista, c'è intelligenza oltre normale, vede cose che altri non vedono e che con lui comunque riesce a parlare anche di cose, cioè, di profondo di calcio, no? Che capisce le situazioni in un modo pazzesco. L'ha fatto molto bene, è tratto dentro con grandissima personalità e poi c'era una cosa che rimane tra me e lui dove può migliorare ulteriormente, gli spiegavo cosa è esattamente.